Salve a tutti ragazzi, un saluto Andrea Merev, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, questo intervento vuole semplicemente comunicare quella che in realtà è un'ufficialità dell'ultima ora relativamente al Cagliari, anche se sapevamo già da diversi giorni che Federico Melchiorri sarebbe andato al Carpi. C'è comunque anche il comunicato ufficiale. Quindi l'attaccante si trasferisce al Carpi con la formula del prestito con diritto di riscatto per quel che ne so fissato a 1,5 milioni. Che dire ragazzi, era normale che venisse presa questa scelta, perché ovviamente Federico da quando si è fatto male gravemente già l'anno scorso ha provato a recuperare, ha provato a rientrare, ma l'abbiamo visto anche nella gara di Coppa Italia contro il Pordenone. Non era il Federico che conoscevamo. Io apprezzo tantissimo Federico, lo sapete perfettamente, lo apprezzo in primis da un punto di vista umano per la storia che sappiamo tutti, per quello che ha raccontato lui e che è stato raccontato anche da tanti altri, e anche da un punto di vista calcistico penso che sia un attaccante veramente con delle qualità importanti, che ci ha dato una mano in Serie B il primo anno. E non è riuscito a darci invece la mano che avremmo tutti noi sperato sia l'anno scorso che ovviamente anche in questi primi mesi di questa stagione. È ovvio che con il prestito, con diritto di riscatto, c'è un'opportunità che è legata al fatto che lui non torni a Cagliari, perché ovviamente qualora il Carpi volesse, potrebbe appunto riscattarlo. Io personalmente spero che lui possa tornare a Cagliari alla fine di questa stagione. Soprattutto che lui a Carpi possa trovare nuovamente la confidenza con il campo, con il pallone, con il gol, con tutto quello che riguarda il calcio giocato. E mi auguro veramente che possa avere un'altra opportunità con il Cagliari in Serie A. Questo è il mio augurio perché penso che se lo meriti. Penso veramente che se lo meriti. Io credo che lui stesso sia stato dispiaciuto ad andare via in questa sessione di calciomercato, ma lui stesso sa perfettamente che non poteva fare diversamente, considerando la situazione e il contesto. Quindi io dico questo, spero di poterlo rivedere a Cagliari, in forma e che possa appunto dare il suo contributo il prossimo anno. Ovviamente se questo non avvenisse perché il Carpi giustamente potrebbe decidere di puntare su di lui, riscattandolo 1,5 milioni, gli auguro comunque tutto il bene del mondo. Questo è poco ma sicuro perché Fede se lo merita assolutamente. Niente, con questo video ho terminato. Ovviamente per chi volesse mi faccia sapere pure le proprie considerazioni, le proprie impressioni rispetto a questo trasferimento, rispetto a Federico come calciatore e come uomo, me lo faccia sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente forza, casa a tutti. Ciao ciao!